compagnia di Benedetto Della Vedova, oggi sottosegretario agli esteri radicale che potremmo definire storico, qui a Piazza Navona, ricordando Marco Pannella, in una piazza che è, diciamo, simbolica. Era la sua piazza, dal divorzio alle manifestazioni antiproibizioniste. Era la sua piazza anche perché la prima dimostrazione di forza politica fu appunto nel divorzio, prima nell'animare la Lega che portò a una legge e poi perché nella sfida con i cattolici che volevano abolire tramite referendum la legge vinse lui e quelli come lui che avevano scommesso sul fatto che l'Italia era molto più avanti, anche quell'Italia rappresentata e che avrebbe poi continuato a farsi rappresentare elettoralmente dalla DC o dall'MSI era molto più avanti sui temi dei diritti. Questo è quello che Marco ha continuato a fare, individuare degli obiettivi, raccogliere energia e partire dalla sua straordinaria per questi obiettivi raggiungerli. Ha lasciato un'eredità di obiettivi di diritto, di diritti dalle carceri al diritto internazionale alla legalizzazione della cannabis su cui c'è molto da lavorare per tutti, per tanti a partire dai radicali. Benedetto, il ricordo, anzi l'insegnamento maggiore che ti ha lasciato Marco? L'insegnamento maggiore è quello che sulle cose bisogna lavorare, che in politica nessuno regala niente, ma se si lavora si possono ottenere i risultati. Grazie.